E finiamo la puntata numero 22 del 2016 di Electric Motor News con le impressioni di guida della Volkswagen Passat Variant GTE che abbiamo avuto in mano insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. L'abbiamo guidata per un bel po' di chilometri e queste sono appunto le nostre impressioni di guida. Volkswagen Group Italia ci ha dato la possibilità di provare la nuova Passat Variant GTE, ovvero il modello ibrido della popolare station wagon della casa di Wolfsburg. Ed insieme a Lilia Marcucci abbiamo girato le immagini a Bernareggio, in provincia di Monza Brianza. Il lancio di questa vettura ha segnato l'inizio di una nuova generazione di auto aziendali e familiari, ad emissioni zero e da viaggio, tutto incluso in un solo prodotto. L'auto è stata equipaggiata con uno dei sistemi ibridi più avanzati e permette di essere guidata in tre modalità: GTE, Mode o E-Mode. Schiacciando il pulsante GTE, che si trova nella console centrale al lato sinistro della leva del cambio automatico, il motore e lo stesso cambio reagiscono in modo più dinamico al momento di accelerare, mentre il servosterzo riduce il raggio di sterzata e la guida diventa notevolmente più agile. Persino i freni vengono adattati elettronicamente all'uso in modo GTE, ed il sistema elettronico del controllo del telaio adatta continuamente gli ammortizzatori al fondo stradale. In questa modalità, l'accelerazione e la frenata sono più sportive e persino i pretensionatori delle cinture di sicurezza vengono adattati all'assetto dinamico della vettura. La Passat Variant GTE ibrida plug-in che abbiamo guidato insieme a Lilia era equipaggiata con il motore 4 cilindri benzina da 1395 cm cubi in grado di erogare 115 kW di potenza, abbinato al cambio automatico Tiptronic a 6 rapporti e doppia frizione. Il motore elettrico da 85 kW di potenza ci ha permesso di viaggiare ad emissione zero per poco più di 50 km. Anche se dobbiamo precisare che questo valore massimo che abbiamo ottenuto nella nostra prova è stato fatto a velocità molto contenuta ed in terreno pianeggiante, mentre in altre occasioni a velocità superiore e leggeri saliscendi abbiamo fatto fatica ad arrivare alla quarantina di chilometri. La Passat Variant GTE ha un assetto completamente indipendente dalle loro cugine a scoppio. Il modello top of the line di serie che abbiamo guidato include fari a LED, abbaglianti e anabbaglianti, driver alert automatic system, post collision braking, sistema front assist di monitoraggio del traffico che include la funzione city emergency braking, sensore di pioggia, park pilot per la parte anteriore e posteriore, finiture cromate sui finestrini laterali e sedili comfort. Dimmi la mano per favore, mi In piace aggiunta, ci sono elementi di individualizzazione particolarmente concepiti esclusivamente per la Passat GTE. Questi includono nella parte anteriore la specifica calandra cromata che si combina con una particolare striscia blu integrata, di colore blu e colore bianco tipiche delle auto elettriche Volkswagen. Il progressivo carisma della Passat Variant GTE è rafforzato dal paraurti completamente ridisegnato che richiama con una luce diurna a LED a forma di C. In comune con gli elementi di design blu, questo è a forma di C, che sta per identificare la caratteristica di tutti i modelli ibridi elettrici e plug-in di Volkswagen. Il consumo che abbiamo rilevato si attesta sull'1,8 litri per 100 km nel ciclo combinato, ed il consumo elettrico, sempre nel ciclo combinato, è di 12,9 kWh per 100 km. La 1.4 GTE Plug-in Hybrid DSG da 218 cavalli viene offerta nel listino Volkswagen al prezzo di 48.000 euro chiavi in mano. Così finiamo la puntata numero 22 del 2016 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci.